amici di Telebari, benvenuti ad una nuova puntata di Tempi Supplementari, il programma che riporta la radio in televisione. Oggi una puntata speciale, titolo sibillino, ad personam, videotema. Silenzio! Che succede qua, Marcello? Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Joe Grazzard, Riss, a mano armata. E falsa genità. Eccoli, sti galantomeri. Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia? Che ci faccio? Hai visto? Mo' so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua. Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare il Marchese del Grillo? Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni. E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari. E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, ieri. Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera. No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso. Naturalmente. Andiamo, Riccio. Andiamo. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli orsi e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah, mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Una scena meravigliosa del Marchese il Grillo, uno straordinario Alberto Sordi, e su queste note, così le potremmo definire, che spesso e volentieri risuonano anche nella politica e nella società moderna, diamo il benvenuto, per me è un piacere avere qui a Tempi Supplementari a Telebari Marco Travaglio. Benvenuto Marco! Grazie, buongiorno. Allora Marco, insomma, il Marchese il Grillo so che è un film che ti appassiona, ricordo anche un tuo splendido intervento nell'allora Anno Zero, dove addirittura citavi il finale di questo video introduttivo. In quest'Italia raccontata da Monicelli il giudizio tende ad essere modulato, e lo scopriamo proprio nel proseguo anche del film, non sulla base del reato commesso, ma il giudizio è modulato sulla base di chi lo va a commettere. Non è cambiato poi molto in tanti anni, o no? Beh, è cambiato che, diciamo, il Marchese del Grillo è ambientato sotto una monarchia assoluta, quale era lo stato pontificio di 2 secoli fa. Oggi dovremmo essere una democrazia parlamentare, uno stato di diritto con una sua costituzione dove nessuno può dare ordini né alla polizia né alla magistratura, dove la legge è uguale per tutti, è scritto proprio all'articolo 3, che è messo lì all'inizio della Costituzione proprio perché è molto più importante di tutti gli articoli che seguono. E invece c'è una regressione verso lo Stato assoluto che, devo dire, diciamo, teorizzata in maniera spudorata da Berlusconi e dai suoi, ma insomma mi pare abbastanza condivisa da tutto, quasi il vecchio ceto politico, ecco, perché il fatto che il PD senza batter ciglio ieri abbia votato a favore della sospensione dei lavori parlamentari, non si sa se in segno di lutto o in segno di protesta, perché Berlusconi forse verrà giudicato prima della prescrizione, indica che c'è un'ampia condivisione sul fatto che i politici non devono rispettare le leggi che approvano e quindi sono al di sopra delle leggi che essi stessi fanno. La figura di Alberto Sordi ha sempre rappresentato la maschera, Marco, dell'italiano furbo, e proprio in una scena sempre meravigliosa, il Marchese il Grillo, c'è la mamma di questo marchese che dice: tu non hai mai saputo far niente, per questo ti abbiamo dato questo incarico. E lui dice: cara mamma, il savoir-faire, come dicono i francesi, il saper fare, è quello che mi ha permesso di andare avanti. Anche qui scorgiamo una sorta di similitudine con governi tecnici che si susseguono, immobili, stagnanti, il paese continua a galleggiare nella mediocrità, eppure Marco, non succede nulla veramente da tanto, troppo tempo. Ma sì, diciamo, questo è proprio, non è nemmeno un governo tecnico, questo è un governo politico e non sta facendo assolutamente niente. Ogni tanto leggiamo dei titoli involontariamente umoristici sui giornali che annunciano accordo sul rinvio.
Ma l'accordo sul rinvio è un ossimoro, nel senso che la seconda parola annulla la prima. Come ci si fa ad accordare su un rinvio? Se si rinvia vuol dire che non ci si è accordati sulla soluzione del problema, che altrimenti verrebbe risolto subito anziché rinviato. Noi stiamo continuando a rinviare degli appuntamenti fiscali che poi a un certo punto ci presenteranno il conto e dovremo pagarlo tutto insieme. Molto spesso tu hai parlato di ossimoro giornalistico, che è una cosa molto divertente, ma a volte veramente troviamo dei titoli che potremmo anche definire imbarazzanti. Ricordiamo anche che c'è stata una grande confusione su un'emittente Rai sul termine prescrizione. Non so se tu ti ricorderai il caso, insomma, di un direttore di giornale che scambiò una soluzione per una prescrizione, ma senza voler... Mica solo uno, è uno sport nazionale. C'è addirittura chi parla di assoluzione per prescrizione. che è il massimo, Marco. che è come dire, non lo so, sole di pioggia. Ghiaccio bollente. Ghiaccio bollente. Acqua di vino. Si fa di tutto pur di negare una verità che se fosse chiara a tutti... Cioè, in questi giorni, sai, la Cassazione fissa un'udienza per evitare la prescrizione di un processo e si parla di una guerra fra la magistratura e la politica, ma non so, la Cassazione passa le sue giornate a fissare processi il più in fretta possibile, nonostante i tempi biblici della giustizia, per cercare di evitare che vada in prescrizione. Poi non sempre ci riesce, ma almeno deve fare di tutto per evitarla. Quando mi fissano un processo a me in Cassazione, non sono mai sognato di dire che c'era una guerra della Cassazione. Però, insomma, è una carta che potresti giocarti, Marco, a volte, insomma. Ma non mi prenderebbe sul serio nessuno. Se io mi mettessi a strillare che c'è una guerra fra la magistratura e il giornalismo, perché ogni tanto qualche giornalista viene processato per diffamazione, insomma, e stiamo parlando di diffamazione, cioè un reato che... molto spesso è addirittura un reato di opinione, no? Un delitto di critica, mentre qua abbiamo delitti gravissimi come la frode fiscale, ed è considerato normale che un politico possa pensare di farla franca per prescrizione e poi restare al suo posto. Per cui la discussione è: o si prescrive il reato e Berlusconi resta in Parlamento, oppure viene condannato e deve lasciare il Parlamento. Ma in un paese serio, uno che incassa una prescrizione invece di rinunciarvi per frode fiscale da decine e decine di milioni, poi resta in Parlamento, ma verrebbe cacciato a pedate non dall'opposizione, a parte che oggi di opposizione ce n'è poca, ma dai suoi stessi compagni di partito, che si vergognerebbero di sedere accanto a uno che l'ha fatta franca per prescrizione da un reato così grave. Quindi ci sono già tutti gli elementi per sapere che Berlusconi è un evasore fiscale, non c'è bisogno d'altro, basta leggere gli atti. Quindi questa attesa spasmodica della sentenza del 30 luglio, che cosa può aggiungere a quello che già sappiamo su di lui? È una grande fiera dell'ipocrisia. A proposito di fiera dell'ipocrisia, Marco, tante volte ci sono degli annunci anche da parte del nostro Presidente della Repubblica sulla necessità di evitare la cosiddetta macelleria sociale. Io mi domando come nella fiera dell'ipocrisia queste cose si dicono dopo i danni generati da scelte e da decisioni fatte proprio dalla politica. Piccolo esempio, passiamo da un governo che incentiva il famoso internet inglese impresa, lo studio, il ricorso alla laurea come titolo che possa aprire il mondo ed il mercato del lavoro, e poi abbiamo un governo che potremmo definire tecnico, un governo Pasola d'incastro, che propone una legge che favorisce le assunzioni per i ragazzi che magari hanno interrotto il loro corso di studio alla terza media. Ecco, anche questa non è una bella ventata di ipocrisia? Ma noi viviamo nel tempo dell'ipocrisia, è tutto ipocrita. La macelleria sociale, come dicevi tu, è il frutto di leggi approvate in questi anni che hanno incentivato il precariato, hanno consentito alle imprese di licenziare così senza alcuna motivazione economica, di togliere tutele ai lavoratori, di punire sempre e soltanto alcune categorie deboli. E dopodiché colui che dall'alto del colle ha firmato quelle leggi senza batter ciglio, senza rinviarne
alle Camere nemmeno una, ci viene a parlare di macelleria sociale. Insomma, chi è causa del nostro male pianga se stesso, ecco, non venga almeno a fare la predica come se venisse da Marte, perché le leggi della macelleria sociale le hanno fatte loro. Firma, portano la firma di questo ceto politico di cui il presidente Napolitano non è il buono fra i cattivi, è a pieno titolo un membro della casta che sta in Parlamento dal 53, quindi insomma non può fare il marziano, ecco. Per te juventino, Marco, più presenze di Zoff, insomma, no? Sì, soltanto che Zoff era bravo. A proposito di questo, c'è un grande sociologo americano, Sennett, che è tra l'altro un consigliere di Barack Obama, che ha scritto un libro meraviglioso sul concetto di precariato. Oltre alle solite storie assolutamente reali che hanno un riflesso sociale abbastanza evidente, chi ha un contratto a tempo indeterminato ha una maggiore serenità nel portare a termine il proprio lavoro. Sennett dice che il precariato è una sorta di freno per lo sviluppo capitalistico e liberistico di tutto il mercato. Perché solo la nostra classe dirigente la ritiene una risorsa, Marco? Te lo sei domandato il perché? Ma è una ragione molto, molto banale, elementare, molto volgare. Il fascino che esercitano i ricchi e la classe imprenditoriale, tra l'altro la peggior classe imprenditoriale del mondo che abbiamo noi, sui politici, non è dovuta, diciamo, a questioni di simpatia o a questioni di sintonia, è dovuta al fatto che i politici, i partiti prendono un sacco di soldi dagli imprenditori e molto spesso si scopre che li prendono di nascosto, cioè che non li dichiarano violando la legge. E poi naturalmente devono grande riconoscenza a chi li ha riempiti di soldi. Io quando si è scoperto che la famiglia Riva aveva combinato all'Ilva quello che sappiamo, e venne fuori che Bersani aveva ricevuto non so se 90 o 100 mila euro per le sue campagne elettorali, dissi: beh, insomma, visto da chi li hai presi, restituiscili. Ma diciamo che quell'appello restò, cadde completamente nel vuoto, non solo perché Bersani naturalmente non ha restituito, ma non ha manco risposto, ma perché proprio non c'è stato nessuno che lo abbia ripreso o che abbia detto la stessa cosa. Ma come fai a presentarti alle elezioni, pensare che i lavoratori ti votino quando tu ti fai finanziare le campagne elettorali non da un imprenditore illuminato, da Emilio Riva, un signore che poi è finito agli arresti e che se non avesse avuto gli anni che aveva sarebbe finito proprio in carcere. Quindi stiamo parlando di un rapporto che c'è fra l'alta finanza e la politica, che spiega ampiamente per quale motivo i politici ogni volta che vedono un banchiere si fanno la pipì addosso. Si emozionano un po'. Marco, tremano le gambe. Marco, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito con un video particolare. Sì.